Signore e signori, buonasera e benvenuti alla 17ª giornata del campionato di Serie B Girone D. Siamo alla seconda di ritorno e si gioca a Senigallia la partita tra la Golden Gas Senigallia e la NTS Rimini, due squadre che si sono affrontate nel girone d'andata. Rimini ha avuto la meglio, adesso arriva questa partita di ritorno. Rimini a quota 18, Senigallia a quota 12 in classifica, e avremo presto modo di parlare di una delle novità di questa giornata, che è l'arrivo del nuovo giocatore di Senigallia al posto di Nicola Bastone, che ha lasciato Senigallia per andare a Bergamo, e al suo posto è arrivato Jan De Falla, ma lo vedremo più tardi in campo con il numero 50. Intanto andiamo subito a iniziare il commento di questo match, che vede il Senigallia avere il primo possesso gestito da Pierantoni, che ribalta per Gnaccarini al suo primo tentativo di tripla, non va, ma è Pierantoni che conquista il rimbalzo in attacco e regala subito il secondo possesso a Senigallia. Grande finta di Gnaccarini che lascia lì la difesa di Luca Pesaresi, poi la palla circola, arriva nelle mani di Maggiotto, che con un runner di Manu Mancina non arriva a realizzare il lancio un po' pretenzioso, diciamo così, per Busetto, non viene trattenuto da quest'ultimo. Palla sul fondo, rimessa a Senigallia. In questo momento dovesse ipoteticamente finire oggi il campionato, Senigallia si troverebbe nella zona in cui non si partecipa né ai playoff né ai playout. Rimini invece sarebbe ottava, quindi all'interno della griglia di quelli che sono ipoteticamente i playoff che si andranno a giocare a fine stagione regolare. Gnaccarini dall'angolo, l'arresto, il tiro e il primo canestro per il playmaker biancorosso. Rimini parte dalle mani di Jacopo Aglio, il consegnato per Pesaresi, raddoppiato, la palla va educatamente sul lato opposto, poi il tiro ben preso da Busetto, non trova nemmeno il ferro, dall'altra parte tentativo di contropiede non completato con Bertoni che non riesce a trattenere, rimessa da fondo. Ma l'atteggiamento del Senigallia sembra essere quello giusto. Senigallia arriva da una partita persa a Venafro, complicata da digerire, quindi oggi ha subito in campo l'occasione di rimettersi. Caverni cerca la rubata, ma va a finire sul polso dell'avversario, quindi fallo per Michele Caverni, primo fallo per il play classe 1996, e due tiri liberi in arrivo per Paolo Busetto. A segno il primo di Busetto. Paolo Busetto, guardia, ventenne. Rimini ha una squadra con 4-5 elementi, mentre Busetto fa 2-2, che partecipano anche al campionato Under 20, quindi squadra che non dovrebbe avere grandi problemi per il futuro. Intanto Maggiotto pasticcia in palleggio, perde la palla e a Rimini, con un briciolo di pressione sul palleggiatore, riesce a riprendere il possesso e quindi avere un altro attacco. Arbitrano la partita nel frattempo, lo diciamo, gli arbitri Mirko Picchi da Ferentino e Lanfranco Rubera da Roma. Davide Meluzzi per Pesaresi, arriva il blocco di Aglio, provano il raddoppio, poi buono lo scarico per Meluzzi, che è un buon tiratore e lo dimostra immediatamente. Tre punti per Meluzzi, che va anche a conquistare la palla, seconda distrazione consecutiva dei senigalliesi, che devono fermare fallosamente questa azione di Rimini. Bertoni costretto al fallo per evitare il canestro rapido, e Rimini giustamente utilizza le armi che ha, cioè la freschezza atletica, squadra giovanissima, e anche la capacità di essere aggressivi dopo, immediatamente dopo il canestro realizzato. Intanto Battistini 2-2 dalla lunetta, e punteggio che è 7-2 per Rimini. 7-0 di parziale. Caverni a cercare spazio grazie al blocco di Bertoni, non ne esce fuori niente, arriva la palla persa, Pesaresi esce con la palla in mano, mette in ritmo Busetto, non ci pensa su neanche un attimo e realizza
Valli sicuramente nei pensieri per decidere se chiamare time out così presto oppure cercare di aspettare e dare fiducia. Prova Maggiotto a scuotere l'ambiente con la tripla, non va, e a rimbalzo d'attacco lotta corposamente Bertoni, conquistando palla e conquistando il fallo. Esattamente il primo personale di Leonardo Battistini, nonché primo di squadra per Rimini, ovviamente. Rimessa da fondo affidata come al solito Gnaccarini, che la mette nelle mani di Bertoni, fuori per Caverni. Gnaccarini sfrutta un paio di blocchi, poi il consegnato con Pierantoni. Ancora Gnaccarini lasciato nella stessa posizione speculare rispetto a prima, ma questa volta il tiro esce. Ricomincia Meluzzi, che prova ad attaccare Caverni, poi sfrutta il blocco in velocità, il passaggio non è completato, in qualche modo Meluzzi caparbiamente riconquista la palla e arriva un fischio che da questo punto di visione del gioco sembra piuttosto ingeneroso. Fallo di Maggiotto, time out di Valli sul punteggio di 9 NTS Rimini e 2 Golden Gas Senigallia. Rientrano dal primo time out dell'incontro chiesto dalla panchina di casa e si riprende con la rimessa da fondo dopo il fallo subito da Meluzzi. Pierantoni che si prende cura di Aglio, gli va via con un palleggio e poi alza la parabola per mettere subito a segno i suoi primi due punti. Escono benissimo dal time out i ragazzi di Coach Maghelli. Doppia uscita per Caverni, la palla nelle mani di Pierantoni, il capitano cerca di dare un segnale per i suoi, si alza, tiro contrastato da Aglio, piuttosto debole, non esce nulla. Ancora Pesaresi, prova ad andare sulla linea di fondo, il fallo di Bertoni che non riesce a prendere il tempo con il cambio di passo del playmaker riminese. Secondo fallo di Mike Bertoni. E Senigallia deve assolutamente trovare le energie, prima di tutto mentali, perché ovviamente fisiche credo che siano intatte, visto che sono passati poco più di 3 minuti dall'inizio della partita, ma mentali per non farsi travolgere dalla irruenza di Rimini, che adesso vede il canestro enorme e segna Battistini con un semigancio appoggiato al tabellone, lo fa sembrare semplicissimo e forte. Anche in difesa stanno andando i ragazzi in maglia scura, con Maggiotto che adesso si sente punto nell'orgoglio, va a forzare una penetrazione, a trovare il fallo ancora di Battistini. Secondo fallo personale per Leonardo Battistini e secondo fallo di squadra per la squadra ospite. 13 Rimini, 2 Senigallia. Ancora questo show e poi rientra benissimo Aglio su Pierantoni sul post basso. Maggiotto, grande idea quella della palla per Mirko Pierantoni, che però non riesce a coordinarsi per trattenerla. Ancora una palla persa, ancora Senigallia che deve scrollarsi di dosso questo inizio tutto targato NTS Rimini. Esce dal blocco ma poi fanno un'azione in là sul lato debole spettacolare e Battistini a depositare 2 punti sull'assist di Meluzzi. Caverni in velocità ad appoggiare al vetro e finalmente arriva il canestro che Senigallia sta aspettando da oltre 3 minuti. 15-4 per gli ospiti. C'è un po' di confusione, addirittura non c'è lo scalare su un raddoppio che
è morbido e non arriva, arrivano due punti facilissimi per Jacopo Aglio. Energie mentali che Senigallia deve riprendere immediatamente. Ancora Caverni chiude il palleggio, gli va in soccorso Maggiotto, ha davanti a sé un ottimo difensore che è Paolo Busetto. Alla fine il fallo di Busetto su Maggiotto arriva, perché Maggiotto in uno contro uno è un cliente ostico per chiunque, ed è il secondo fallo subito da Maggiotto e il primo personale di Paolo Busetto. Gnaccarini a ricevere lontanissimo da canestro, poi si smarca ancora Maggiotto, la finta di tiro, prova ad andare via Busetto che lo tiene molto bene, lo blocca e adesso Maggiotto è nei guai, deve fare un passaggio forzato, arriva il recupero per Rimini e va a tutto campo cercando il canestro cost to cost di Leonardo Battistini, ottavo punto per lui, e blitz di Rimini che devia la palla e Caverni chiede aiuto ai compagni che lo lasciano isolato con un raddoppio. Va veramente ben organizzati questi blitz riminesi, mentre arrivano i primi cambi per Senigallia. Entrano in campo Fabio Giampieri per Andrea Maggiotto e il neo arrivato Jan De Fall, 26enne, origini senegalesi, che prende il posto di Mirko Pierantoni. Se avremo tempo parleremo un po' di più di questo nuovo innesto di Senigallia, mentre a Gnaccarini gli sfugge il pallone, Rimini si ritrova un regalo in mano che si chiama palla recuperata senza nessuna fatica, e prolungato momento di rottura per Senigallia, prova ad azzannare la partita con questa tripla Davide Meluzzi, non ci riesce perché esce la palla. Allora Giampieri prova a mettere il ritmo Gnaccarini, adesso i ragazzi di Coach Valli devono farsi prendere solo dalla disciplina e non dalla fretta di recuperare questi 15 punti di scarto, ed eccola lì un'altra palla persa che Rimini trasforma in un canestro in contropiede. Aglio corre benissimo e Meluzzi lo vede con grande facilità. Ancora Giampieri per Fall che prova il ribaltamento su Gnaccarini, poi gli porta il blocco per il pick and roll. Gnaccarini spezza il raddoppio, questa volta il fallo di Pesaresi è netto, arriva il fischio della coppia arbitrale che manda in lunetta con due tiri liberi Andrea Gnaccarini. Col numero 50, dicevamo, è arrivato praticamente 4 giorni fa qui a Senigallia, proveniente da Verona, Jan De Fall, un italo senegalese che ha giocato già in Italia, ha giocato a Catanzaro in Serie B, ha giocato appunto a Verona, anche se era ai margini delle rotazioni della squadra di Lega 2, e adesso è venuto a prendere il posto di Nicola Bastone, che ha trovato un accordo a metà stagione con la squadra di Bergamo, e quindi consensualmente le due parti si sono salutate. E è arrivato Jan De Fall, che sta provando proprio adesso a scuotere i suoi dopo che Gnaccarini esce dal suo giro in lunetta con un 1 su 2, 3 punti personale per lui. Ancora Aglio, e Jan De Fall è bravissimo nel suo primo intervento difensivo con la maglia di Senigallia, e hanno rimasto solo 7 secondi i ragazzi riminesi per provare a spuntare un tiro da 3 punti. Mamma mia, momento di grazia questo primo periodo, anche se i riminesi si sono conquistati tutto quello che hanno raccolto. Pesaresi la tripla e ancora la palla persa con Senigallia che sta tentando in ogni modo di cambiare l'inerzia, i ritmi di questa partita. 24-6 è impietoso quello che dice il tabellone, ma manca un'eternità ovviamente, quindi Senigallia ha tutto il tempo di iniziare la scalata di questa montagna. Si apre molto bene dopo il blocco e il pop di Leonardo Battistini porta al suo 10° punto personale, e anche, a forse ancora più grave, al 3° fallo di Mike Bertoni, che cercando di recuperare frana sul tiratore riminese, e adesso Maggiotto ritorna in campo proprio per Bertoni, cambio obbligatorio naturalmente vista la situazione. E adesso andremo a vedere quali sono gli accoppiamenti difensivi, perché immaginiamo che Aglio verrà preso da Maggiotto, mentre
Jan De Fal non potrà fare altro che rimanere su Battistini. Comunque andiamo a occuparci di questo attacco. Caverni cerca l'uscita di Giampieri, Giampieri esce, ma la pressione di Aglio è molto molto attiva, forse troppo, perché gli arbitri giudicano falloso il suo intervento in uscita dai blocchi su Giampieri, quindi primo fallo personale di Jacopo Aglio, che manda in lunetta Fabio Giampieri. Assegno Giampieri sul primo tiro libero, mentre non va purtroppo il secondo. Il rimbalzo ancora di Battistini, fino adesso autore di una prova davvero solidissima. Falla gli mette pressione fin da molto lontano, e questa pressione rende i passaggi un po' più lenti. Forse c'è qualche possibilità per Senigallia di andare a gestire queste situazioni di ribaltamento, ma Rimini è bravissima a mettere ancora il ritmo Aglio con la penetrazione e lo scarico di Davide Meluzzi. Caverni fino in fondo subisce il fallo, non riesce a concretizzare in due punti la sua penetrazione. Intanto altro cambio per Valli, che sta cercando in tutti i modi di trovare la quadratura di un cerchio che devono assolutamente trovare anche più di tutti i ragazzi in campo, che adesso vedranno fra poco entrare Umberto Pietrini, mentre Caverni va a segno con il primo tiro libero. A segno anche il secondo, ed è proprio Michele Caverni a uscire dal campo e a lasciare il posto a Umberto Pietrini. Vedremo Senigallia cosa riuscirà a fare principalmente nelle azioni difensive, visto che ne ha subiti 28 in 8 minuti e che sono un'enormità, ma anche in attacco 9 sono veramente una miseria. Adesso Maggiotto che si fa battere sul primo palleggio e va commettere fallo. Cala la mannaia di Andrea Maggiotto per i due tiri liberi di Jacopo Aglio, due falli anche di Maggiotto. Primo periodo terribile per Senigallia, che si trova nella scomoda posizione di essere 29-9, 20 punti che diventano 21 adesso. E coach Maghelli adesso può permettersi anche di ruotare il suo quintetto sicuramente prima di quello che normalmente era in programma. Vediamo come se la caverà il nuovo entrato Luca Toniato, che si prenderà cura proprio di Fabio Giampieri, anche se c'è stato un cambio difensivo. Folla alla sua prima azione offensiva, è uno scarico per Pietrini, poi per Giampieri. Mancano 5 secondi, dovranno inventare i ragazzi di Senigallia per mettere questo tiro, e che diventa un canestro fondamentale di Giampieri, un'azione che era morta viene trasformata in due punti da Fabio, che cerca emotivamente di rimettere un pochino le cose a posto. Poi per quanto riguarda il punteggio ci vorrà sicuramente più tempo. Gnaccherini tiene molto bene la hesitation di Meluzzi, che poi sull'errore di Meluzzi la lotta a rimbalzo viene vinta da Maggiotto con il fallo di Aglio, se abbiamo capito bene. Confermiamo il secondo fallo personale di Aglio e il viaggio in lunetta per Andrea Maggiotto. Punteggio 30-11, ma possiamo dire con chiarezza che Senigallia al momento ha veramente prodotto pochissimo, mentre Rimini ha prodotto tantissimo. Quindi senza grandi ansie, Senigallia ha tutto il tempo di ricucire un'azione alla volta questo enorme gap che in un primo quarto ha visto Rimini segnare 30 punti. Nel frattempo assegno il primo libero di Maggiotto ed è entrato in campo Foiera per Battistini. 2 su 2 di Andrea Maggiotto, 30-13, 1 minuto e 30 alla fine del primo periodo, con Pietrini su Busetto e Gnaccherini ovviamente su Meluzzi. Parte la tripla di Aglio, non va, ed è Foiera che si ritrova un rimbalzo davvero anomalo, un tiro da tre punti che
non entra e cade praticamente nelle mani del più vicino a canestro. Scarico pericoloso per Fabio Giampieri, che però riesce a controllare, tira, spara a salve, ma Gnaccarini a regalare un extra possesso per i ragazzi di Coach Valley. Fall prova ad andare fino in fondo a cercare il contatto, a mettere i primi due punti della sua avventura senegalese. La palla viene rifiutata dal ferro e mancano poco più di 40 secondi alla fine del tempo. 32 Rimini, 13 Senigallia. Ottima la sponda per Foiera, che adesso va dietro la schiena per Aglio con un taglio davanti a Maggiotto, che viene punito dall'ottimo uso del perno di Aglio, che va a quota 12 punti personali. Davvero prova notevole, e sicuramente sarà soddisfatto Coach Magelli con i suoi, che adesso vanno a lottare a rimbalzo fallosamente, perché il fallo è di Foiera. Questo è un fallo prezioso per Senigallia, che deve aggrapparsi a tutto in questo momento. Mancano 17 secondi alla fine del primo periodo. 34 Rimini, 13 Senigallia, due tiri liberi in arrivo per Jan de Fall. Torna Piero Antoni in campo per Maggiotto, gravato di due falli, e Valli non vuole certo rischiare un terzo fallo di Maggiotto in una situazione di fine tempo. E va a segno il primo punto della sua partita e della sua avventura senigaliese. Sale a quota 14 la Golden Gas, e adesso a 15, 2 su 2 di fallo, che riporta a meno 19 i propri compagni. 10 secondi sul tabellone, parte l'attacco di Meluzzi, che prova a scaricare per Busetto, che dovrà inventare un tiro ormai forzatissimo. Parte la parola da tre punti, usa il tabellone, non va, e si chiude con il punteggio di 34 Rimini, 15 Golden Gas Senigallia. Il primo periodo che vede per il Senigallia due punti di Maggiotto, tre di Gnaccarini, tre di Giampieri e quattro di Michele Caverni, e altri due di Jan de Fall. Poi per Rimini 3 di Menuzzi, 3 di Pesaresi, 4 di Busetto, 10 di Battistini, 12 di Jacopo Aglio. Si riprendono le operazioni di questa seconda partita di ritorno della Serie B, girone D, tra Senigallia, Golden Gas Senigallia e NTS Rimini. Primo periodo che si è chiuso sul 34-15, si ricomincia dalle mani di Meluzzi, playmaker diciottenne, autentica sorpresa, anche se per chi lo conosce bene non è certo una sorpresa, mentre i riminesi si muovono alla grande, ma poi la fisicità di Falle Pierantoni è davvero troppo per essere arginata da Toniato, che perde palla sul fondo, e ancora la pressione del Senigallia, che mette un pochino nei guai la rimessa con Giampieri, che adesso deve portare su lui il pallone oltre la metà campo. Davvero ben organizzato questo pressing. Foiera, il raddoppio addirittura dichiarato prima che il palleggiatore superi. Ottima la palla per Pierantoni, che cerca l'extra pass per Gnaccarini. Ottimo il tiro di Gnaccarini, e ancora meglio il rimbalzo d'attacco di Jan de Fall, che trasforma i due punti l'errore di Gnacco e segna il 17° punto della Golden Gas. Meluzzi a cercare un scarico per Foiera, lì sotto ne ha viste parecchie il lungo riminese, questa volta non segna. Rimbalzo ancora di Fall per Gnaccarini, in ritmo subito Umberto Pietrini, ancora fa il presentissimo rimbalzo, due rimbalzi di fila, quattro punti di fila, e Magelli non vuole rischiare niente. Subito time out per Rimini sul 34 Rimini, 19 Golden Gas.
si riprende con Senigallia che si è presa una, che si è data una scossa. Vediamo Rimini in uscita dal time out. Foiera la finta, Aglio prova a partire, tiene benissimo Giampieri sul primo palleggio, devono forzare da tre punti, non va. Foiera il più alto di tutti a toccare, a tenere vivo il pallone per ridare a Rimini un extra possesso. Toniato si trova davanti fallo, prova ad andare fino in fondo, c'è un'infrazione probabilmente, gli arbitri non la ravvisano e Senigallia conquista il suo terzo pallone consecutivo, vanificato dall'infrazione di passi che Giampieri cerca di chiarire all'arbitro dicendo: ero in terra, ho cominciato a palleggiare prima di rialzarmi, e forse Fabio ha qualche ragione nel protestare, ma adesso devono assolutamente mantenere il controllo dei nervi i ragazzi di Coach Valli per non buttare alle ortiche questo momento in cui sembrano aver trovato la Golden Gas, un po' il bandolo della matassa, e l'inerzia forse è ritornata un po' sui ranghi. C'è molta tensione, tant'è che Meluzzi parte mentre ancora la palla è nelle mani dell'arbitro. C'è parecchia carne sul fuoco da gestire per la coppia arbitrale, mentre a gioco fermo si scambiano un paio di parole Fall e Foiera, con Fall che adesso cerca di prendere addirittura il palcoscenico per quanto riguarda le discussioni con gli arbitri. Insomma, dopo l'ultima discussione con Coach Magelli riprende il gioco, e il gioco riprende con un fallo terminale di Giampieri che non può far altro che spedire il lunetto a Toniato, che è stato molto bravo a prendere posizione in mezzo metro su Fabio Giampieri, che adesso deve assolutamente ritrovare la calma, come devono ritrovare la calma in campo i ragazzi di Coach Valli, che hanno messo in atto un inizio di secondo quarto perfetto, fatto di aggressività e di rimbalzi in attacco, cosa che è sempre un po' mancata nella squadra senigallese di quest'anno, e Ian De Fall sembra essere perfettamente nel suo ruolo quando si parla di andare a colmare quel tipo di gap. Intanto riempie la retina con questo primo tiro libero Luca Toniato. A segno anche il secondo, 36-19, Giampieri tenuto a vista, e bravissimo Fall a dargli spazio, con Giampieri che si prende subito il tiro da tre punti, una cosa emotivamente giustissima, e arriva il fallo ravvisato ai danni di Pierantoni, colpevole di una spinta secondo l'interpretazione arbitrale. Il capitano va a cercare ulteriori spiegazioni, adesso speriamo che la partita non diventi una guerra contro il metodo o il metro arbitrale. Il pubblico ovviamente sta cercando di prendere la difesa della propria squadra, Pietrini, a cercare un po' di pressione, a cercare di mettere un po' di pressione su Paolo Busetto, che supera la metà campo in questo momento. Si parte con questa uscita dal blocco di Meluzzi, poi arriva il blocco di Aglio che è completamente dimenticato, si allarga in pop, aveva una mezza idea di tirare, si prende il palleggio, arresto e tiro, e lo stesso fallo ravvisato a Pierantoni arriva anche ai danni di Toniato, e fallo di Luca Toniato, primo fallo personale per lui, con la partita che si è scaldata parecchio in questi primi due minuti di secondo quarto. Si parte dallo schema, lo scambio tra lunghi, Pierantoni, punto nell'orgoglio, prova la tripla, entra, esce. Schema corna chiamato da Davide Meluzzi, classico corna con i due blocchi alti, ribaltamento, poi Aglio molto bravo a prendere posizione su Pierantoni, poi adesso deve cavarsela con Pierantoni che cerca l'intervento pulito sul pallone e trova invece il fallo. Ancora due tiri liberi per Jacopo Aglio e secondo fallo di Mirko Pierantoni. Situazione falli per Senigallia piuttosto complesso, Andrea Maggiotto 2, Mirko Pierantoni 2 e Mike Bertoni 3 falli personali per Rimini, due falli per Battistini e due falli proprio per Aglio, che va adesso a segno col suo primo tiro libero, il suo tredicesimo punto personale. Quattordici con questo 2 su 2 dalla lunetta, ancora Fabio Giampieri ad occuparsi di chiamare il movimento d'attacco, che è quello che prevede lo scambio per
la palla per Gnaccarini che adesso prova ad andare fino in fondo, l'arresto, lo scarico ancora per Fabio, mette in ritmo Berto Pietrini, la palla arriva fino a Fal che è bravissimo, ma ci sono le mani di Foiera due volte a cancellare il tentativo di Jan de Fal da sotto canestro, e Foiera ai centimetri di un giocatore di un'altra categoria, anche se gli anni non sono pochi, ma eccolo lì contro Giampieri, poi lo scarico impreciso questa volta con il recupero di Paolo Busetto. Ovviamente malinteso tra i due, e cambio per Rimini, riposo per Busetto, e torna in campo Luca Pesaresi. Sarà Pesaresi a prendersi cura di Fabio Giampieri. Vediamo il pick and roll tra, anzi no, l'uscita dal blocco di Giampieri, fallo a cercare palla contro Aglio che commette fallo, anzi no, è un'infrazione di passi di Jan de Fal. E ancora time out, gioco spezzettatissimo, e sul punteggio di 38 Rimini 19 Golden Gas, secondo time out richiesto dalla pallacanestro Senigallia. Si ritorna in campo questo momento dopo 3 minuti e 20 secondi, il parziale del secondo periodo è di 4 pari, si sono serrate parecchio le maglie in difesa del Senigallia. La palla è magica per Toniato che poi dopo la mette nelle mani di Foiera, deviazione sul fondo e rimessa per Rimini, ancora chiarimenti richiesti agli arbitri su ogni fischio, una cosa che sicuramente non fa bene a nessuna delle due squadre. Intanto Pesaresi gestisce benissimo il pallone con una gran palla per Foiera che forse doveva prendersi il tiro, invece cerca un extra passaggio e arriva la palla persa di Aglio che pesta la linea di fondo con Rimini che continua a pressare e a cercare di dar fondo a tutte le energie che hanno a disposizione. La Golden Gas adesso cerca di trovare energie anche dal pubblico che fa salire forte e alto il suo urlo Golden Gas, con Fal che ancora cerca il tiro ravvicinato contro Foiera, e Foiera senza saltare comodamente cancella quel tiro, mette nelle mani di Aglio un ottimo pallone che poi sbaglia, ma arriva il tap-in di Toniato a segnare il suo quarto punto, preziosissimo Toniato nelle piccole cose tipo questa. E Rimini quando si distende in contropiede o in transizione è veramente un osso duro per tutti. Intanto Pierantoni palleggia senza vedere l'aiuto del lato debole, infatti chiede a Umberto Pietrini di urlargli, di avvisarlo in quel caso. Doppio cambio per Senigallia, Caverni per Gnaccarini e Maggiotto per Pietrini. Momento chiave per Senigallia che adesso deve trovare qualcosa in attacco, tipo questa tripla di Giampieri, parte sul ferro, ancora Fall a rimbalzo d'attacco e con grande caparbietà non si perde d'animo, grande Jan de Fal che dopo aver preso un paio di stoppate continua a giocare, grandissimo esempio in questo momento per il Senigallia
e 21esimo punto per la Golden Aspirantoni contro Foiera. Foiera si gira, si allontana, tiro tutto molto ben eseguito, ma non arriva al canestro, e allora parte la transizione con Ciampieri che rimette nelle mani di Caverni. Parte forte Maggiotto sulla partenza, non può che commettere fallo Toniato, che sa di doverlo marcare molto, in modo molto ravvicinato anche da quelle distanze. Ne approfitta Maggiotto, subisce il fallo e arriva il cambio proprio per Toniato. Torna in campo Busetto, e Busetto sarà proprio colui che si prenderà cura di Andrea Maggiotto, che adesso va a cercare di sfruttare il blocco, e arriva subito il fallo di Busetto. Adesso i fischi lontano dalla palla pesano tantissimo, perché Busetto sale a due falli dopo 3 secondi che è entrato in campo, e soprattutto salgono a 3 falli di squadra anche i riminesi, 3 falli per parte esattamente in questo momento. Ancora rimessa da fondo Giampieri con la palla in mano, non si capiscono per un attimo fallo e Caverni. Adesso torna in equilibrio la situazione con Caverni che in 5 secondi dovrà inventare, cerca l'arresto e tiro, lo mette forse per Giampieri l'arresto e tiro, poi a rimbalzo è bravissimo Pierantoni che usa il corpo in maniera magistrale, proteggendosi col ferro da Foiera e proteggendosi col corpo da Aglio. Terzo fallo di Aglio, canestro di Pierantoni, tiro libero aggiuntivo, capolavoro assoluto di Mirko Pierantoni, che su un attacco che aveva prodotto un tiro in fretta e furia per Giampieri sullo scadere fa valere questa volta tutta la sua esperienza ed entra in campo proprio per Aglio, gravato di 3 falli. Questa è egoisticamente per Senigallia un'ottima notizia, mentre Pierantoni va a completare il gioco da 3 punti. Entra per lui e fa il suo esordio Edoardo Tiberti. Aglio fino adesso autore di 14 punti, autentico numero uno, mentre fallo, prende il tempo alla penetrazione di Meluzzi e gli stampa la stoppata sul tabellone, mentre Maggiotto ancora a prendersi il fallo di Busetto, e sale a 3 falli anche Busetto. Finalmente segnali emotivamente fondamentali e importanti per Senigallia, che è entrata in campo un po' scarica. È successo anche contro San Severo, con Senigallia che non è riuscita davvero a imporre il suo ritmo nei primi periodi della partita. Adesso, nonostante che il tabellone reciti un pesante 40-24 per Rimini, quando mancano 4 minuti e 17, Senigallia sembra comunque aver sbloccato alcuni meccanismi. Maggiotto segna il primo tiro libero ed entra in campo per Rimini nel frattempo Paolo Maiello, proprio per Busetto, 2 su 2 di Maggiotto, che adesso avrà sicuramente occasione di attaccare ancora più furiosamente, perché su di lui vedremo, ma credo che ci sarà la marcatura del giovanissimo Maiello. Mentre intanto Pesaresi prova a cercare un po' di spazio, questa è un'infrazione di passi che gli arbitri non ravvisano. Maggiotto a rimbalzo, prova ad andare in velocità, supera tutti, va a cercare con la mano sinistra l'appoggio, e Andrea Maggiotto induce al time out Rimini, quando torna a meno 12 Senigallia sul punteggio di 40 Rimini, 28 Golden Gas Senigallia, 3 minuti e 55 dalla metà della gara, dalla fine di metà gara. Si rientra in campo e al palazzetto è veramente uno spettacolo, perché adesso i tifosi riminesi cercano di dare carica ai propri beniamini, i tifosi di Senigallia rispondono con la stessa intensità e si riprende il gioco dalle mani di Pesaresi, che la mette subito per Meluzzi, guardato a vista da
Michele Caverni. Vediamo l'uscita dal time out di Rimini, che cosa produrrà. Subito a cercare Pesaresi e il pick and roll con Tiberti, poi alla fine arriva la palla persa di Pesaresi che perde il controllo del perno e Fall cerca di caricare ancora di più pubblico e compagni. Preziosissimo l'apporto emotivo di Fall, mentre adesso vediamo subito il primo mismatch tra Maggiotto e i riminesi. Maggiotto si prende l'arresto e tiro a rimbalzo e Preda, il rimbalzo lungo di Tiberti ancora per Meluzzi, si ferma in palleggio, dà la palla proprio al giovane Tiberti che la mette molto molto diligentemente nelle mani di Foiera. Grande assist per il giovane Edoardo Tiberti e Rimini esegue queste cose a memoria con grande caparbietà. Adesso invece Caverni a cercare la penetrazione e nel momento in cui il difensore perde il controllo del corpo subito a cercare il contatto, che infatti è un contatto falloso, secondo fallo di Davide Meluzzi, tiri liberi per Michele Caverni. Segna il primo Michele Caverni salendo a quota 5 punti e nel frattempo piccolo chiarimento mentre non va il secondo tra Valli e Pierantoni, probabilmente per quanto riguarda proprio il discorso dell'aiuto e di non far partire un aiuto troppo eccessivo, visto che è lui a marcare Foiera. Intanto adesso invece Pesaresi, molto bravo Pesaresi a crearsi lo spazio per il palleggio arresto e tiro che va a segno. Schema corna ancora per Caverni, questo è un altro intervento falloso. Gran palla di Caverni e grande uso ancora del tabellone di Jan de Fall che sale a quota 10, subisce il fallo di Tiberti e manda in lunetta per il tiro libero supplementare Jan de Fall. Altro cambio per Rimini che non può fare a meno di Battistini lì sotto canestro, infatti torna Battistini gravato di due falli e nonostante manchino 2 minuti e 33 coach Maghelli non può rimandare il rientro in campo del suo numero 12, mentre Fall si appresta a cercare di completare il suo gioco da tre punti quando il punteggio è 44-31, 44-32 in questo momento, con Fall primo giocatore in doppia cifra per i colori bianco-rossi. Maggiotto a cercare di negare la ricezione a Maiello e potrebbe essere invece una buona idea mettere, far giocare la palla proprio ai più inesperti di Rimini, visto che l'altra alternativa sarebbe stato Foiera. E qui pesantissimo fallo per Senigallia con il body check di Maggiotto ritenuto falloso e adesso Maggiotto per questi ultimi 2 minuti e 23 dovrà vederseli dalla panchina. Entra al suo posto Gnaccarini. Tatticamente pessima notizia, visto che Maggiotto aveva grandi possibilità in attacco, infatti ne approfitta coach Maghelli per far esordire in questa partita Giuseppe Altavilla, che va a prendere il posto proprio di Maiello sul rimbalzo lungo. Caverni prova ad andare a tutta velocità, vediamo il suo arresto, poi l'appoggio al tabellone, non va ancora Caverni con la palla in mano, ne esce in modo molto intelligente, poi ingenuità di Gnaccarini e il recupero di Caverni, poi in qualche modo rimane la palla a Rimini perché il recupero in stereofonia, diciamo così, tra Fall e Caverni avviene proprio sulla riga di metà campo. Infrazione di metà campo per Senigallia, 44 Rimini 32, Golden Gas 12 punti di differenza, 2 minuti alla fine del secondo periodo. Meluzzi sfidato al tiro da 3 punti, da lontanissimo ci prova, la palla viene tenuta in vita da Pesaresi ma e poi è fallo a recuperarla. Vediamo cosa si inventa, l'ottimo lo scarico per Pierantoni che si arresta, controlla i piedi e segna il suo quinto punto, canestro in transizione preziosissimo di Senigallia. Intanto la difesa di Caverni ancora molto aggressiva e l'ultimo tocco è proprio quello di Meluzzi perché la palla carambola sul suo ginocchio e finisce fuori dal campo. Caverni sta rischiando parecchio in difesa ma è un atteggiamento più che giusto, visto che il metro arbitrale consente un'aggressività difensiva
molto alta, come Rimini sta dimostrando in questo momento. Ancora la palla nelle mani di Caverni per Falk, che prova ad attaccare in palleggio, andava fino in fondo contro Battistini, cliente ostico Battistini, infatti il tiro è sbagliato, apertura di Foiera per Pesaresi che lancia, Battistini già dall'altra parte, sbaglia ma a rimbalzo dei senigallesi non va nessuno, e addirittura è Meluzzi che segna da sotto, adesso si fa accogliere. Con una grande ingenuità, vediamo quale sarà la decisione arbitrale, mentre ci sono scintille tra Meluzzi e Caverni. Fallo tecnico a Caverni, se non ho capito male. E quindi tiro libero e possesso per Rimini. E infatti è proprio così, secondo fallo di Caverni. E quindi fallo tecnico per Caverni e tiri liberi in arrivo, anzi tiro libero in arrivo per Pesaresi che segna. 47 Rimini, 34 Senigallia, un minuto e 7 secondi alla fine di questo primo tempo. La palla arriva nelle mani di Battistini, il consegnato per Pesaresi, ancora il cambio di direzione, poi Pesaresi dietro la schiena per Foiera da tre punti, un brutto cliente da tre punti, sbaglia per la fortuna di Senigallia, rimbalzo di Fabio Giampieri che adesso prova a proteggersi, andare fino in fondo, alza la parabola, sbaglia ma il rimbalzo d'attacco con il tap-in, c'è ancora Jan de Fall che adesso prova a essere aggressivo sul pallone, la palla è per Foiera, un po' imprecisa ma arriva a pulire tutto Pesaresi, mentre c'è un fischio lontano dalla palla, credo che sia ancora un fallo di Caverni e ancora due tiri liberi in arrivo per Battistini in questo caso. Caverni, terzo fallo. Ultimi due falli di Caverni, praticamente entrambi a gioco o fermo o lontanissimo dal luogo delle operazioni. Tre falli anche per Caverni. Battistini in lunetta quando Rimini è a più 11, sale adesso a più 12 grazie al primo tiro libero a segno di Leonardo Battistini. Intanto è tornato in campo Umberto Pietrini proprio per Michele Caverni, mentre Battistini realizza 2 su 2 dalla lunetta, e ancora gli arbitri che chiedono un colloquio con gli allenatori, addirittura un colloquio a metà campo, raramente si vedono scene di questo tipo. Vediamo quali saranno le indicazioni che poi gli allenatori dovranno riportare alle loro squadre. Pubblico ovviamente viene eccitato da queste situazioni di gioco fermo. Si riprende il gioco, 31 secondi alla fine del secondo periodo, quindi ci sarà ancora probabilmente un possesso per Rimini. Vediamo come andrà questa azione, il consegnato di Gnaccarini lo prende dalle mani di Pierantoni, c'è un raddoppio difensivo, Pierantoni da tre punti se la sente per un attimo, la palla è un po' lenta per Fabio Giampieri, infatti non riesce a entrare in ritmo tiro, ma c'è ancora l'extra possesso, mancano 12 secondi, Gnaccarini molto lucidamente se ne accorge, bravissimo Fall a prendere posizione e a prendersi il fallo di Battistini, terzo fallo di Battistini, proprio quello che Maghelli non voleva assolutamente che si producesse in questi ultimi due minuti di gioco in cui è entrato Battistini, ma soprattutto va a prendersi due tiri liberi a gioco fermo, preziosissimi, vista la fatica che comunque Senigallia ha fatto nel mettere canestri dal campo durante gli attacchi a metà campo, a difesa schierata, non va il primo di fallo. 49 Rimini, 36 Senigallia, non va neanche secondo, a rimbalzo è proprio Battistini, guarda il cronometro, cerca di andare fino in fondo, addirittura un palleggio dietro la schiena sotto le gambe, un capolavoro assoluto di Battistini che chiude il primo tempo con un canestro notevolissimo. 51 Rimini, 36 Golden Gas, sono ancora 15 punti di distanza tra le due squadre, i tabellini sono i seguenti: 6 punti per Maggiotto, 5 per Pierantoni, 4 per Gnaccarini, 3 per Giampieri e 5 per Caverni, e anche con un grande Jan de Fall che ne ha messi 13 dall'altra parte, 5 Meluzzi, 6 Pesaresi, 4 Toniato, 4 Vusetto, 14 Battistini, 2 Foiera e 14 Jacopo Aglio.
Eccoci di ritorno, tutto pronto per il secondo tempo tra la Golden Gas Senigallia e l'NTS Rimini. Andiamo a dare un po' di numeri di quello che è stato il primo tempo. Risalta subito all'occhio lo 0 su 8 da tre punti di Senigallia, che è una squadra che vive parecchio del suo tiro da tre punti, e lo 0 su 8 sicuramente è tutto, è uno dei principali problemi degli equilibri dell'attacco del Senigallia nel primo periodo, anche perché Senigallia alla fine tira con un complessivo 33% dal campo, ma da tre ha avuto basse percentuali anche Rimini, che tira con 2 su 10, ma complessivamente dal campo tira con addirittura il 53%, quindi ha sicuramente compensato alla grande. Mentre Fall si rimette al lavoro, si gira, segna i primi due punti del secondo tempo, sale a quota 15 con il punteggio che recita 5-1 Rimini, 3-8 Senigallia. Si riporta a meno 13 Senigallia. Primo tentativo del secondo tempo fallito da Rimini con la tripla di Pesaresi. La tripla lo vuole mettere Maggiotto, e la mette, che si presenta così nel secondo tempo con un tiro da 8 metri che riporta a meno 10 Senigallia. Potremmo dire che è il minimo vantaggio da quando Senigallia ha ripreso un po' il controllo delle proprie emozioni, mentre adesso credo che ci sia un fallo a gioco fermo di Fall. Infatti è così, fallo di Jan de Fall, primo fallo personale. Attivissimi gli arbitri nei contatti lontano dalla palla, forse a volte anche troppo. Il raddoppio di Mirko Pierantoni, che perde completamente Aglio. Aglio mette nelle mani di Battistini e Battistini combina un pasticcio. Forse Aglio questa volta avrebbe dovuto azzardare lui il tiro invece di produrre un extra pass. E comunque grande recupero di Mirko Pierantoni, che produce questo recupero, questa palla recuperata gestita adesso da Gnaccarini, che va subito a spaziarsi con Fall. Pierantoni il consegnato quasi che non se lo aspetta. Gnaccarini l'arresto e tiro, deviato il suo tiro, e preda di Battistini, che si occupa anche di condurre la transizione. Meluzzi, il dai e vai, movimento più classico che i ragazzi di Rimini eseguono ogni volta che ce n'è la possibilità, e Battistini sale a quota 16 personali. 5-3 Rimini, 4-1 Golden Gas Senigallia. Pierantoni, Fall è davanti al suo difensore, ma non riesce la Golden Gas a servirlo da lontanissimo. Maggiotto! Incredibile ancora! Quando l'azione sembra morta lì, senza ritmo, senza nulla, spara ancora una tripla che tiene in vita Senigallia. Battistini sfidato al tiro da Pierantoni, alla fine si mette il ritmo col palleggio e segna. Leonardo Battistini sale ancora di più in cattedra per quanto riguarda l'attacco di Rimini. Tanto Pierantoni sulla linea di fondo a cercare spazio lo trova invece Caverni, che con il terzo tempo rallentato sbaglia ancora a rimbalzo d'attacco. Fall ancora a segno, fall a rimbalzo d'attacco dopo rimbalzo d'attacco. Grande prestazione anche di intensità di Jan de Fall, che si fa sempre trovare al posto giusto. Battistini ribalta per l'uscita di Aglio, la finta, Pierantoni gli concede un metro, Aglio si prende il tiro, lo sbaglia, ancora a rimbalzo il numero 50 che è dappertutto, mette nelle mani di Maggiotto, che finta per un attimo il tiro, cerca il contatto falloso, non arriva il fallo, e Arola si prende il tiro in corsa, un tiro più difficile dell'altro, e questo forse in assoluto il più difficile di tutti. 14 punti per Maggiotto, che è entrato nel suo momento, nella fase Maggiotto, quella in cui vedi il canestro aprirsi senza nessun tipo di problema. La difesa del Senigallia è notevole, ma Rimini costruisce comunque un buon tiro, sbagliato da Battistini perché un po' fuori ritmo. Maggiotto da tre punti, la palla gli viene rubata per un attimo da Busetto, poi torna tutto ancora nelle mani di Maggiotto, che adesso è raddoppiato. La palla per Pierantoni un po' rischiosa, mancano 7 secondi, ma pallone di Pierantoni per Gnaccarini è impreciso, e sul punteggio di 55 Rimini 48 Senigallia arriva il cambio, esce Battistini. Coach Magali non vuole rischiare il suo quarto fallo, torna in campo Foiera, che comunque sotto canestro deve occuparsi di Fall, che sta dando grandissimi grattacapi alla difesa di Rimini.
si apre su questo blocco e produce anche il cambio. Pesaresi contro Fall, tiro da lontano, tutti a guardare la parabola, tutti tranne Tiberti che viene pescato in fallo. L'espressione di Tiberti è un po' perplessa, ma comunque fallo di Toniato, non Tiberti ovviamente, Toniato in campo e non Tiberti, ed è il terzo fallo personale per Luca Toniato. Gnaccarini liberissimo da tre punti, cerca per un attimo l'idea del tiro, la dà Pierantoni e Pierantoni torna a segnare il canestro pesante, quello che obbliga al time out Rimini. Adesso Senigallia si vede avvicinare alla grande, perché 55 Rimini, 51 Golden Gas, time out per coach Magelli di Rimini. Ed eccoci qui dopo il time out, Senigallia che sta dando in campo grandissima energia già dal secondo periodo, dopo un primo periodo molto difficile, grande energia, ma il secondo periodo non aveva prodotto un recupero. Questo invece è un parziale di quelli che fanno paura, perché da quando è iniziato il terzo periodo, cioè da 4 minuti circa, Senigallia ha compiuto un 15-4 terrificante per Rimini, che adesso dopo il time out perde ancora palla ed emotivamente i ragazzi di coach Valli continuano a cavalcare il loro momento, sbloccati senza dubbio fino a qui da Fall per quanto riguarda intensità difensiva e presenza rimbalzo e canestri rubati preziosissimi, e poi Maggiotto che una volta che si è acceso ha fatto il suo, ancora l'uscita, aspetta addirittura il difensore per tirarti in faccia e Maggiotto segna e dedica a tutti l'ennesima tripla, spezza gambe, 55 Rimini, 53 Golden Gas, perché il tiro alla fine era da due punti e non da tre. Questa volta non parte il raddoppio, allora Pesaresi prova ad andare fino in fondo e commette la più classica delle infrazioni di passi. Altro recupero per Senigallia e cerca di correre ai ripari coach Magelli, che vede in questo momento la partita completamente trasformata. Esce il numero 6 Pesaresi, entra al suo posto Giuseppe Altavilla. Caverni a chiamare ancora la doppia uscita, vediamo Maggiotto cerca di prendere spazio, Busetto lo guarda a vista, adesso Maggiotto è il pericolo pubblico numero 1 per Rimini. Ancora da tre punti, parte la parabola, tutti col fiato sospeso, questa volta esce, è umano anche lui, questo tiro non va a segno, rimane in vantaggio Rimini. Meluzzi molto intelligentemente sulla linea di fondo, sulla difesa del piccherò al fondo, prende la penetrazione, scarica, ma poi a rimbalzo sull'errore di Busetto l'ultimo tocco è proprio di Altavilla, e quindi ancora possesso per Senigallia. Adesso Senigallia non deve assolutamente commettere l'errore di fermarsi a guardare quello che produce Maggiotto in attacco, che è ispiratissimo, ma ha anche bisogno che si crei del gioco e che si crei movimento. Gnaccarini ribalta per Pierantoni, parte parabola importantissima, scheggia appena il ferro e non va, tiro ben costruito, niente da dire. Pierantoni riproduce il suo gesto di frustata col polso, ma non c'è nulla da eccepire, ottima scelta. Semplicemente tiro sbagliato e ancora Rimini che va a ricostruire il pick and roll con Foiera, non è nemmeno accennato da Meluzzi che non passa nemmeno vicino al blocco, allora Foiera si ritrova a ribaltare il gioco per Busetto che è sul cambio, si trova davanti Pierantoni, vedremo se lo attaccherà in uno contro uno, lo attacca in uno contro uno, va ad aiutare Pierantoni, Fall che con il salto condiziona il tiro di Busetto e poi parte Gnaccarini per Maggiotto che non si accorge di Foiera, in qualche modo Maggiotto rimane con il pallone in mano, poi si prende ancora una penetrazione
con il tiro in corsa Andrea Maggiotto, ispiratissimo, e dopo la stoppata mette il canestro del pareggio, 55 pari a 3 minuti e 40 dalla fine del terzo periodo. A Senigallia ispiratissima, prova a buttare acqua sul fuoco, Melluzzi con la tripla ma sbaglia, Maggiotto viene preso subito ma lui si ferma prima, spara da tre e va! Ancora Andrea Maggiotto, ispiratissimo a caricare tutti, non può chiamare il secondo time out Rimini in così breve tempo, e allora continua la marcia di Senigallia che sorpassa Rimini per la prima volta dopo il 2-0 iniziale, e adesso arrivano gli arbitri a interrompere il clima assolutamente infernale del palazzetto di Senigallia. Fallo personale a Gnaccarini, primo fallo per lui, rimessa laterale per Rimini con il pubblico di Senigallia che sta assistendo a due partite diverse all'interno dei primi 27 minuti di gioco, perché ne mancano ancora tre mal contati per la fine del terzo periodo. 58 Golden Gas, 55 Rimini, incredibile in questo momento, e un po' di idee confuse per Rimini. Adesso addirittura Busetto con problemi dal palleggio si ferma, Maggiotto gli scippa il pallone, prova a recuperarlo, va fino in fondo, non possono far fallo, Maggiotto sbaglia il canestro più facile e Rimini prova a restituire il contropiede, ottimo lo scarico per Foiera che ha due punti comodi da segnare dal mezzo angolo, e Rimini guadagna un minimo di ossigeno con Senigallia che continua a premere sull'acceleratore. Caverni, questa volta le maglie della difesa sono molto molto larghe, arriva la palla persa per una palla di Caverni un po' ingenua in mezzo a tre difensori, tentativo di servire Pierantoni, corna basso, il doppio blocco in alto, vediamo per liberare chi, si parla di Melluzzi, ancora tenuto da Caverni, poi si trova su di lui, fall, un buon difensore anche sui piccoli, vediamo come se la caverà, questa volta spreca il fallo, non riesce a muovere i piedi sulla penetrazione di Melluzzi e fall, sale a due falli personali, terzo fallo di squadra per la Golden Gas, che chiaramente ha prodotto uno sforzo enorme per arrivare fin qui, e cioè sul 58-57, vediamo se riuscirà a capitalizzare senza forzare troppo, un po' di confusione, arriva Fall a cercare di disturbare il tiro di Altavilla, non ci riesce, segna i suoi primi due punti del match Altavilla, punti preziosissimi che ridanno il vantaggio, poco significativo ma psicologicamente importante per Rimini, 5-9 Rimini, 5-8 Senigallia. Maggiotto ancora il tiro in corsa, incredibile difficoltà per questo tiro, prende il rimbalzo in attacco Pierantoni, poi Maggiotto per Gnaccarini, Gnaccarini hanno a disposizione 8 secondi, il consegnato con Fall, prova ad andare fino in fondo, si difende allargando il braccio, rischiando qualcosa, Pierantoni a rimbalzo d'attacco, non va al primo tentativo, poi Altavilla davvero determinatissimo a conquistare questa palla e la strappa dalle mani di Pierantoni, che normalmente è un cliente complicato, dall'altra parte Melluzzi glaciale con la tripla più importante fino adesso della sua partita, perché arriva nel momento più delicato per Rimini. Maggiotto ancora marcato fortissimo da Altavilla, Altavilla questa volta il fallo lo commette dopo un paio di situazioni di grande aggressività, Maggiotto rimane freddo e si prende il terzo fallo di squadra di Rimini, sì esattamente il terzo fallo di squadra di Rimini, rimessa per Caverni, guardato a vista da Melluzzi, esce sul blocco Gnaccarini, si gira il palleggio, lo scarico per Fall, vediamo Fall se commette infatti frazione di passi, perde per un attimo il controllo del perno, arbitri bisogna dirlo corretti anche se fiscalissimi su questo fondamentale time out per la Golden Gas sul punteggio di 62 Rimini 58 Golden Gas.
minuto e 4 secondi ci dividono dalla sirena della fine del terzo quarto di gioco. 4 punti di vantaggio per Rimini, con Senigallia che ritorna in campo sostenuta dal pubblico di casa, che ha sicuramente avuto un ruolo in questa rimonta, ma il ruolo più importante l'ha avuto assolutamente la reazione emotiva dei ragazzi di Coach Valli, che adesso hanno prodotto uno sforzo enorme per rimettere la partita in equilibrio, e in equilibrio lo è con Meluzzi che prova ancora da lontano e mette la seconda tripla da lontanissimo. Mamma mia, 18enne con il ghiaccio nelle vene, Davide Meluzzi spinge a più 7 i suoi, con Valli che si lamenta di questo spazio concesso al playmaker riminese. Adesso eccolo lì ancora l'isolamento per Maggiotto, che va a prendersi l'antisportivo. Giusta interpretazione, mi verrebbe da dire, dell'arbitro, che a fischio ampiamente avvenuto Altavilla ha continuato a commettere un fallo, e quindi tiri liberi a disposizione di Andrea Maggiotto e possesso per la palla canestro Senigallia. Maggiotto corto sul primo ferro, il primo tentativo dalla lunetta. Senigallia 5-8, Rimini 6-5, 29 secondi, anzi 30 secondi alla fine del terzo quarto. Assegno il secondo tiro libero di Maggiotto, che sale a quota 23, 6 punti di distanza, 2 possessi pieni a dividere le squadre. Caverni, che chiama lo schema 4 basso, vediamo Maggiotto per quale blocco andrà a scegliere. Alla fine Caverni che sposta il gioco per Fall, che si trova molto lontano da canestro, poi Maggiotto, la finta viene raddoppiata immediatamente, mette nelle mani di Pierantoni, la palla gira benissimo per Caverni, tiro importante, entra, esce da 3 punti. Ancora l'ultimo possesso, mancano 5 secondi, Meluzzi vediamo se se ne accorge, come, perché spara da 3 punti, il tiro sembra corto, infatti è anche storto, non va, e si chiude qui il terzo periodo, 6-5 Rimini, 5-9 Golden Gas, in arrivo gli ultimi 10 minuti di questa seconda gara di ritorno del campionato di Serie B, girone D tra la Golden Gas Senigallia e Rimini. Sottolineiamo solo alcuni dei realizzatori, i principali, quelli che potrebbero tornare protagonisti nell'ultimo periodo: Aglio 14 punti nel primo tempo, neanche un punto nel terzo quarto, 18 punti per Battistini, 14 nel primo tempo e 4 nel poco tempo che ha giocato nel terzo quarto, e 23 dall'altra parte per Maggiotto, 17 di Fall. Ultimo periodo di gioco, Rimini in campo con Busetto, Altavilla, Aglio, Foiera e Meluzzi. Senigallia risponde con Giampieri, Maggiotto, Fall, Pierantoni e Caverni. Vediamo quali saranno le priorità. Meluzzi si è messo in ritmo e infatti adesso Caverni non dovrebbe passare dietro. Ancora un piccolo rischio per Meluzzi, che poteva tirare, non tirerà. Invece è Aglio che penetra fino in fondo, va a trovare spazio dove spazio sembra non esserci, e segna. Aglio, che era proprio lui quello a digiuno tra virgolette di punti per Rimini. Maggiotto a cercare di liberarsi sul blocco di Pierantoni, la palla gli arriva con un attimo di ritardo, la finta di partenza, il passo d'arretramento, tiro impossibile di Maggiotto che va a finire sul primo ferro, a rimbalzo solo le maglie nere della NTS Rimini, che ancora va a mettere la palla nelle mani di Busetto davanti a sé. Maggiotto se ne libera con un ottimo movimento spalla canestro, poi si mangia un canestro praticamente fatto, e l'infrazione di piede è ciò che l'arbitro ha chiamato col fischio, direi proprio infrazione di piede di Pierantoni. Resettato il cronometro a 14 secondi e rimessa da fondo per Rimini. Rimini che ha ancora da giocare la carta Battistini, intanto rimessa e tiro immediato dopo l'errore, ma tiro immediato di Meluzzi. Si riparte Caverni, adesso i ritmi si sono un po' abbassati, anche se Caverni prova con il cambio di velocità ad arrivare fino in fondo, non trova il canestro ma trova il fallo di Altavilla. Fallo che arriva in situazione già di movimento di tiro, quindi 2 tiri liberi per Michele Caverni. Non va il primo tiro libero. Senigallia, dopo un primo tempo da 14 su 18 ai liberi,
cominciato a sbagliarne qualcuno di troppo nell'ultima fase, arriva addirittura lo 0 su 2 di Caverni, ma arriva anche il rimbalzo d'attacco di Pierantoni. Grande il capitano in queste situazioni, mentre Senigallia passa a difesa 3-2 con Maggiotto in punta. Falk deve andare fino all'angolo per poi ritornare. Aglio che si mette davanti a Pierantoni, per un attimo ha la possibilità di ricevere, la palla è ancora per linea esterna, Pierantoni non rientra, Maggiotto arriva con un attimo di ritardo e Foiera si trova libero da sotto per il suo 8° punto. Rimini non si è fatta sorprendere dalla zona 3-2 di Senigallia. Caverni, il cambio difensivo, per un attimo è libero Pierantoni da tre punti, ci prova, se la sente Pierantoni e segna. Grande Mirko Pierantoni, grande tripla di Mirko Pierantoni che riporta meno 5 Senigallia, 8 minuti alla fine del match, 69 Rimini, 64 Golden Gas. Senigallia, Busetto in post basso contro Maggiotto, Senigallia tornata immediatamente a uomo, vediamo la finta di Aglio, manda completamente per le terre Fall, ma poi il tiro è sbagliato e Maggiotto molto astutamente si va a prendere il quarto fallo di Busetto. Importante fischio per l'economia, diciamo così, dei difensori adibiti a doversi occupare di Maggiotto. Nel frattempo cambio per Senigallia, esce Michele Caverni, torna in campo Marco Gnaccarini e dall'altra parte fuori Busetto, dentro Pesaresi, con Maggiotto che avrà davanti a sé l'accoppiamento con Altavilla. Intanto Gnaccarini a cercare il movimento per servire Follo, per servire Giampieri, esce da tre punti Giampieri, anche lui guardato a vista, ottimo tiratore, la palla torna in qualche modo a Pierantoni, mancano 7 secondi alla fine dei 24, Pierantoni prova addirittura ad andare in velocità, l'arresto, cerca di pulire tutto, fa la rimbalzo d'attacco, non ci riesce ma subisce il fallo, preziosissimo, lo ripeto, preziosissimo l'apporto di Fall per quanto riguarda questi palloni vaganti. Si va a prendere anche il terzo fallo di Meluzzi, uno dei giocatori più a lungo impiegati da coach Maghelli in questa partita. Falla ancora dentro a cercare il contatto contro contro, ancora non va, ma contro Aglio, non riesce a realizzare un paio di contatti assassini, poi arriva il fallo antisportivo a Giampieri sul passaggio in salto di Pesaresi nel tentativo di servire Aglio in contropiedi. Torna in campo nel frattempo Battistini proprio al posto di Aglio, antisportivo in una situazione complessa, ma fischio ormai è arrivato e quindi non possiamo far altro che registrare il fallo di Giampieri al suo secondo personale. I tiri liberi in arrivo per Pesaresi, a segno con il primo e primo punto della ripresa per il playmaker in maglia riminese. 2 su 2 per Pesaresi, precisissimo dalla linea dei tiri liberi. 71 Rimini, 64 Golden Gas. Rimessa per Meluzzi, davanti a sé Gnaccarini. Meluzzi ancora con personalità vuole che la palla giri per le mani di Battistini. Battistini che la mette ancora per Pesaresi, mancano 10 secondi, non ha prodotto nulla Rimini, arriva la palla persa, la palla un po' pretenziosa, quella che il play voleva consegnare nelle mani di Battistini, che non aveva visione di questo passaggio, e si riparte ancora con Giampieri a comandare il movimento d'attacco, corna basso, l'uscita sarà per Gnaccarini, vediamo se Gnaccarini esce per poi prendere il blocco di Pierantoni. Passaggio un po' ingenuo, poi alla fine Giampieri si prende lo spazio per l'arresto tiro, cerca l'appoggio al tabellone, lo trova, bravissimo Giampieri in una situazione di gioco rotto a crearsi il tiro ad alta percentuale e a segnarlo. 7-1 Rimini, 6-6 Golden Gas. Battistini pressato molto bene da Falk, impedisce il ribaltamento più semplice per Rimini, fa perdere qualche secondo, poi alla fine Foiera a gestire la palla in post alto, si gira, non può arrivare a contrastare il tiro, ma arriva a rimbalzo d'attacco Battistini, mamma mia che giocata di Leonardo Battistini, a prendere il tempo proprio a Jan de Fall, tutti giù per terra ma nulla
di doloroso per nessuno dei giocatori. Preziosissimo apporto di Battistini in questo caso per il 73° punto di Rimini, con la Golden Gas che a 6 minuti e 15 dal termine si trova a dover recuperare 7 punti di svantaggio. Vediamo Gnaccarini quale gioco sceglierà e per chi. Ancora la doppia uscita, vediamo tanti contatti per impedire a Maggiotto di ricevere il pallone, il blocco per Gnaccarini, poi l'uscita di Pierantoni, ancora il consigliato con Gnaccarini. Senigallia è lontanissima ancora dal canestro, prova Gnaccarini ad andare fino in fondo, tiro difficile, cerca di aiutarsi con il ferro e il tabellone, ci riesce. Grande importanza per Senigallia e per Gnaccarini questo canestro che sale a quota 6. Battistini prova a prendere velocità su Pierantoni, va fino in fondo, ci pensa a cancellare tutto, fallo che stoppa e poi viene spinto fuori dal campo Pierantoni, ma riesce a mantenere il controllo, non c'è nemmeno infrazione di campo, Battistini fino in fondo e commette sfondamento, doppio capolavoro difensivo di Mirko Pierantoni che tiene viva tutta la sua squadra e soprattutto il palazzetto, andandosi a prendere anche il quarto fallo di Battistini. Potrebbe essere la giocata difensiva più importante di Pierantoni fino a questo momento. Si riparte con la palla nelle mani di Fabio Giampieri, ancora lo schema che vuole vedere Maggiotto uscire dai blocchi, riceve in questo momento, spara senza coscienza, Andrea Maggiotto, 7-3 Rimini, 7-1 Golden Gas, 5 minuti adesso alla fine del match, Senigallia meno 2, con Maggiotto che sta giocando una partita completamente personale, in un ritmo di gioco completamente tutto suo. Arriva l'intervento di Pierantoni ed incredibile il fischio questa volta dell'arbitro che sancisce un antisportivo, con Pierantoni che è andato ampiamente per la palla su questa penetrazione, su questo taglio, scusate, ricezione di Battistini. Questa volta davvero misterioso il modo di giudicare il fallo antisportivo, quando Pierantoni da questo punto di vista dell'incontro aveva probabilmente assolutamente commesso fallo, ma anche preso forse una piccola porzione di pallone, quindi davvero un fallo che sta all'interno dello spirito del gioco per il nostro modesto modo di vedere la cosa. E insomma, fallo antisportivo, fallo che fa salire Pierantoni a quota 3, comunque fischio importante perché sul 73-71 arriva l'antisportivo. Adesso c'è un time out imposto dagli arbitri perché si deve sistemare il ferro sul canestro difeso da Senigallia, ferro che è rimasto storto diagonalmente. Vedremo se le operazioni avranno lunga durata. Comunque nel frattempo 7-3 Rimini, 7-1 Golden Gas. L'antisportivo decretato dall'arbitro darà luogo a due tiri liberi e il possesso per Rimini quando verrà ripreso il gioco. Adesso vediamo se il problema al ferro è velocemente risolvibile o dovrà addirittura essere sostituito. Senigallia che ha visto in Maggiotto fino adesso un protagonista assoluto, l'ultima tripla è quella che l'ha portato a quota 26 personali, ma soprattutto è quella che ha portato Senigallia a segnarne 7 nel secondo tempo dopo lo 0-8 del primo tempo da incubo, soprattutto il primo quarto da incubo di Senigallia. Dall'altra parte è tornato a fare la voce grossa Battistini, che dopo i 14 punti del primo periodo era rimasto un po' a freddo anche a causa della situazione falli. Adesso con i suoi 6 punti personali è salito a quota 20, ma soprattutto ha dato molta profondità al gioco interno dei riminesi. Vediamo se gli arbitri potranno verificare se il canestro è
agibile se rientra all'interno del regolamento, che ovviamente gli arbitri conoscono perfettamente. Si fanno dei test per cercare di riportare perfettamente in asse e il canestro. L'idea è quella che probabilmente verrà sostituito, perché se non ho capito male, in pratica l'ultimo contatto di Battistini, quello in cui è stato fissato il fallo antisportivo, Battistini andava su forse per la schiacciata, comunque insomma si è appeso al ferro, ed è un intervento sul ferro che ha in qualche misura, in qualche modo, fatto perdere al ferro la sua elasticità. Non si piega più, non è più sganciabile, diciamo così, come si usa ormai da tanti anni chiamare questa nuova concezione di ferro. Non è più sganciabile, quindi non ha più quel livello di sicurezza tale che oggi è obbligatorio nei campi da basket. Non so se adesso gli arbitri cercheranno l'approvazione di tutti per continuare in queste condizioni oppure imporranno il cambio del ferro. Poco male, decisione che spetta loro, gliela lasciamo volentieri. Intanto noi, per ammazzare il tempo che ci divide dalla ripresa del gioco, andiamo ad aggiornare la situazione falli, che è sicuramente molto interessante. In questi ultimi 4 minuti e 54 secondi ci sono per Senigallia 3 falli di Maggiotto, 3 di Pierantoni, 3 di Caverni e 3 di Bertoni, che non ha più visto il campo dopo i primi 3 falli spesi nei primi minuti del primo periodo dall'altra parte, 3 falli di Meluzzi, ma soprattutto 4 di Busetto e 4 di un Battistini determinante per gli equilibri dell'attacco riminese. 3 falli anche per Aglio, che però è in panchina, come 3 falli a Toniato, che però anche lui non è in campo. Vediamo quali saranno le decisioni che da qui a breve porteranno gli arbitri a dover decidere se riprendere il gioco oppure no. Sicuramente in una partita così tesa e così equilibrata, perlomeno diventata così equilibrata dopo che il primo periodo era finito 34-15 per Rimini e il primo tempo si era chiuso sul 51-36 sempre per Rimini, un'interruzione così lunga per cambiare il ferro potrebbe essere particolarmente insidiosa per i giocatori, che infatti stanno tentando di riscaldarsi. Comunque noi torneremo in collegamento appena sarà possibile riprendere il gioco. Ed eccoci di ritorno dopo l'interruzione che ci ha tenuto quasi 20 minuti in pausa. 20 minuti, pause così lunghe hanno poi dovuto produrre anche un riscaldamento delle due squadre, Rimini in particolare, per provare il nuovo canestro. Adesso Rimini si troverà di fronte a un canestro di colore diverso e con la retina diversa rispetto a quella della partita giocata fin qui. Vedremo se questa cosa avrà o meno un'incidenza qui in stazione, qui nella nostra postazione. Siamo tutti curiosi di vedere quali possono essere gli effetti su una partita così intensa, quali possono essere gli effetti sui giocatori di questa lunga interruzione, visto che in pratica stiamo partendo per una sorta di overtime. Mancano 4 minuti e 54, un overtime che però inizia con Rimini avanti di 3 in questo momento, perché il primo tiro libero di Battistini è andato a segno. A segno anche il secondo, glaciale Battistini, e quindi 7-5 Rimini, 7-1 Golden Gas, 4 minuti e 54. Si riprende da questa situazione con la Golden Gas in difesa e la palla per Meluzzi. 4 punti da recuperare per Senigallia. Meluzzi viene fatto passare molto in alto, poi perde per un attimo il controllo della palla e arriva all'infrazione di passi per Meluzzi, che ha l'atteggiamento di uno che non ha capito il fischio che gli è stato assegnato contro. Poco male, si ricomincia. Gnaccarini a cercare subito un po' di spazio, Meluzzi a mettere pressione, Maggiotto a uscire dai blocchi, preso addirittura sotto la maglietta praticamente Altavilla. Pierantoni è davanti a sé, Foiera, mancano 5 secondi, dovranno produrre un tiro. Arriva invece il fischio ai danni di Foiera, aggressivo ma troppo secondo gli arbitri, secondo fallo di Foiera e quinto di squadra per Rimini, quindi tiri liberi per Pierantoni, potenzialmente
punti a cronometro fermo per Senigallia, che si potrebbero essere molto importanti. Sbaglia il primo Pier Antoni, tiri liberi che cominciano ad avere un peso fondamentale, già lo hanno di per sé, ma soprattutto nei finali di partita. 0 su 2 per Pier Antoni. Foiera tocca, ma mette nelle mani inavvertitamente per Rimini di Fabio Giampieri, che conquista un altro rimbalzo preziosissimo, chiama lo schema corna. Ci sono pochissimi secondi perché si riparte da 14 secondo per il cronometro, quindi sono 4 secondi e ne approfitta Valli per chiamare time out e produrre una rimessa che porti punti in questi 4 secondi. 7-5 Rimini, 7-1 Golden Gas. Minuti 16 secondi, Senigallia però ne ha soltanto 4 per cercare di produrre un buon tiro. Arriva Maggiotto, il palleggio, l'allontanamento, tiro impossibile di Maggiotto, non va neanche tanto lontano dal colpo grosso e non va neanche il tiro di Pier Antoni, che lamenta un fallo non fischiato. Il fallo invece arriva assegnato a Fall sulla lotta con Foglieri, terzo fallo di Jan de Fall, e palla per Rimini davanti a Pesaresi. C'è Fabio Giampieri, Rimini parte un po' più lentamente del solito con Pesaresi che ha tenuto palla per tutti i 15 secondi fino adesso passati sul cronometro dei 24. In qualche modo trovano lo spazio per un tiro, non va, la lotta a rimbalzo vede il fallo di Battistini, e questa è una notizia notevole per questa partita, perché siamo al quinto fallo personale di Battistini subito da Maggiotto, che essendo in situazione di bonus avrà anche 2 tiri liberi, e quindi per questi ultimi 3 minuti e 45 Rimini dovrà fare a meno del suo miglior realizzatore della partita, Leonardo Battistini, e Maggiotto avrà un paio di tiri liberi fondamentali. Parte il primo assegno per Andrea Maggiotto. Adesso il pallone comincia ad avere un peso specifico un po' diverso rispetto al resto della gara, e Maggiotto ne fa un uso davvero sapiente, sale a quota 28, ma soprattutto porta Senigallia a meno 2. Un possesso di distanza, Maggiotto sulle tracce di Altavilla che mette nelle mani di Pesaresi. Pesaresi prova ad andare dentro, si vuole mettere un po' nei guai, ma poi dà molto spazio ad Aglio per una tripla fondamentale, la sbaglia. Maggiotto vede davanti a tutti Fall che appoggia il tabellone e segna il canestro del pareggio. Time out Rimini, 75 pari, 3 minuti e 21 alla fine di un match che ha avuto molti volti e che noi saremo qui a vedere fra poco. Tutto pronto, pubblico caldissimo sia dalla parte senigallese che da quella riminese, ma qui
il pubblico è tutto attento a godersi questi ultimi 3 minuti e poco più che ci dividono dal capire e dal sapere chi vincerà questa partita, se basteranno i tempi regolamentari, perché siamo 75 pari con Foiera che adesso prova a prendersi il tiro a centro area, ottimo movimento, ma poi la palla gli ritorna in mano, ma Foiera perde il perno e commette infrazione di passi. Rimessa per Senigallia con Gnaccarini e poi Giampieri a chiamare ancora la doppia uscita, vediamo cosa produrrà, anzi no, è consegnato per Fall che si trova un buon pallone, lo tira malamente sul tabellone, ma poi è Maggiotto a capire tutto, la palla danza sul ferro, non c'è canestro, c'è anzi Busetto che esce con la palla in mano e quindi occasione per Senigallia sprecata su un tiro ravvicinato. 2 minuti e 38, 75 pari, ancora Rimini che questa volta cambia completamente i ritmi dell'attacco. Pesaresi dietro la schiena per Foiere, una tripla fondamentale per la partita, la sbaglia, fa la rimbalzo più in alto di tutti, prende il pallone, lo mette nelle mani di Maggiotto, poi Giampieri ancora a chiamare, grandissima intensità ma soprattutto dramma del momento per la partita. Falla la palla in mano, ancora prova a avvicinarsi con il suo palleggio nelle mani di Pierantoni, Pierantoni se la sente da 3 punti, non va, il rimbalzo ancora per Rimini e precisamente per Pesaresi, i ragazzi sono stanchissimi da una parte e dall'altra, Pesaresi prova a cambiare ritmo all'attacco, triplicato addirittura Foiera in avvicinamento, subisce fallo, segna il canestro. Gioco potenziale da 3 punti per Foiera, 1 minuto e 56 e quinto fallo di Maggiotto. Rimini ha perso Battistini, Senigallia perde Maggiotto e prenderà il suo posto Caverni. Adesso Senigallia ha un compito importantissimo, e cioè quello di trovare un terminale che non sia Maggiotto, mentre Rimini ritorna avanti di 3. Subito Giampieri a cercare un'uscita tra Caverni e Gnaccarini, esce Gnaccarini, poi Pierantoni da lontano prova a avvicinarsi, Caverni con la palla viene subito raddoppiato da Foiera, Caverni a cercare di spezzare il raddoppio, si alza e Caverni segna, il 19enne più freddo che c'è in campo in questo momento, riporta meno uno i suoi Pesaresi. Adesso c'è il cambio difensivo, Pierantoni proprio sul playmaker numero 6 con la maglia nera, Pesaresi vedremo che cosa cercherà di inventare, l'arresto in allontanamento, il tiro non va, rimbalzo sale più in alto di tutti, Aglio che poi conquista un extra possesso, fantastico il lavoro di Aglio a rimbalzo che rimette nelle mani di Pesaresi il pallone, Pesaresi ancora a cercare lo spazio, il passaggio completamente contro tempo per Aglio che si ferma per contenere il vantaggio, ma non si intende con Pesaresi. Le proteste verso gli arbitri non hanno nessun tipo di seguito e quindi Gnaccarini ancora a cercare di rimettere un gioco d'attacco per Senigallia, si crea un po' di spazio, lo scarico per Caverni, ancora prova ad andare fino in fondo, l'appoggio al tabellone, non va, fall, prova a tenere vivo il pallone, poi Gnaccarini lo rimette nelle mani di Falchi, si mise fallo, segna e avrà un gioco da 3 punti con la palla che pesa una tonnellata, Gnaccarini, l'assist per fall, il canestro, il fallo e Senigallia che torna avanti, 79 Golden Gas, 78 Rimini, tiro aggiuntivo per Jan de Fall che a quota 21 non va il tiro libero aggiuntivo e preda di Foiera ancora, tutti qui col fiato sospeso per questi ultimi 40 secondi. Senigallia ha in questa difesa probabilmente la chiave di tutta la partita, c'è il cambio difensivo, Pesaresi prova a fare spazio e segno canestro incredibile sotto pressione, mamma mia, Pesaresi sale a quota 10, Giampieri dall'altra parte subisce il fallo a terra addirittura del difensore, incredibile, siamo affaticati noi qui in postazione, immaginiamo i ragazzi che cosa stanno facendo in campo adesso sul punteggio di 80 Rimini, 78 Golden Gas. Fabio Giampieri avrà un paio di tiri liberi da gestire di indubbia importanza, diciamo così.
Non va il primo di Fabio Giampieri, avrà ancora il secondo a disposizione, quello del potenziale pareggio. Tutto il pubblico col fiato sospeso mentre i tifosi di Rimini fanno di tutto. Fabio freddissimo sulla seconda parabola, 80 pari, 26 secondi alla fine dei tempi regolamentari, time out chiesto da Rimini. Si ritorna in campo, vedremo il time out di Rimini, che attacco produrrà, visto che la rimessa sarà ovviamente nella metà campo offensiva. Senigallia intanto è stata bravissima in assenza di Maggiotto nel trovare freddezza e i protagonisti come Caverni, Giampieri e Fall in questi ultimi tre possessi offensivi, ma 26 secondi da giocare con la rimessa sotto pressione. Caverni che disturba quasi l'intenzione di buttarla addosso all'avversario, ma non c'erano gli spazi e i tempi. Ancora la rimessa con Rimini che perde qualche yard, per fare un paragone dalla football americano. Comunque ci sono 2 secondi circa adesso di discrepanza con il cronometro dei 24, e Rimini che cercherà di portare l'azione fino all'ultimo per provare a vincere oppure ad andare ai supplementari. Parte il pick and roll, Gnaccarini si trova in difficoltà per un attimo, non c'è il cambio difensivo, Gnaccarini rimane su Pesaresi, questa è un'ottima notizia. Pesaresi infatti commette infrazione di passi e il non cambio difensivo è stata la chiave di un'azione difensiva di Senigallia davvero ineccepibile. Time out Valli, l'ultimo time out di Valli, 3 secondi e 6 sul cronometro, 80 pari. Si ritorna in campo, 3 secondi e 6 decimi, Senigallia ha questo tempo a disposizione per provare a vincere la partita all'interno dei tempi regolamentari. Rimessa affidata come al solito a Gnaccarini, vediamo chi sarà il terminale prescelto. Fabio Giampieri si gira, prova a subire il fallo, parte la sua parabola e segna! Segna! Fabio Giampieri sulla sirena! Il canestro è valido e gli arbitri confermano che Senigallia vince incredibilmente 82-80 dopo una partita soffertissima, dopo un meno 20 del primo periodo, dopo i falli di Maggiotto, dopo gli intenzionali, dopo il tecnico. Incredibile Senigallia che dopo la rivolta di San Severo regala al suo pubblico una delle rimonte più incredibili che si sono viste su questo palazzetto. Coach Valli esulta e ne ha ben donde, i tabellini della partita recitano 28 punti per Maggiotto, 13 di Pierantoni,
6 di Gnaccarini, 7 di Caverni, 21 di un grande Yann de Fall arrivato a Senigallia da 4 giorni e soprattutto 8 di un incredibile Giampieri, gli ultimi due incredibili sulla sirena, da Rimini 11 Meluzzi, 10 Pesaresi, 2 Altavilla, 4 Toniato, 4 Busetto, 22 Battistini, 16 Aglio, 11 Foiera. Davvero incredibile partita, emozionante, soprattutto i due volti di una Golden Gas che sembra a tratti complicarsi la vita come nessun'altra e poi a tratti cercare, trovare incredibile energia dove sembra non averne e tirare fuori un cuore davvero ammirevole. Applausi a scena aperti da tutto il pubblico, anche i riminesi per i suoi beniamini. La partita finisce con la Golden Gas vincente 82 a 80 sulla NTS Rimini. Grazie a tutti e buonasera. Con il cuore si può.